L'attività del difensore civico regionale arriva in aula. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale si analizza il rendiconto del 2022. Al termine, dopo il dibattito, l'aula approva a maggioranza una risoluzione che esprime apprezzamento e soddisfazione per i risultati conseguiti e impegna il Consiglio a sostenere la diffusione della conoscenza del difensore civico e dei servizi resi gratuitamente ai cittadini. Ma il 2022 ha rappresentato un'anomalia nell'attività del difensore civico. Dopo le dimissioni del precedente Sandro Vannini nell'aprile 2022, la Regione Toscana è rimasta sino al mese scorso sprovvista di tale figura. Solo dal mese di gennaio, infatti, Lucia Annibali è entrata in carica. C'è da dire che c'è stata una lieve flessione delle istanze presentate al difensore civico regionale, sono state 1.495 le istanze presentate nel corso del 2022, quindi meno dell'anno precedente, dovuto però in realtà più che alle carenze strutturali o dell'ufficio, allo strascico derivante dalla pandemia, in quanto questo ha senza dubbio provocato un parziale allontanamento da parte dei cittadini rispetto all'Istituto della Difesa Civica. C'è stato però un progressivo avvicinamento ai territori della Toscana dell'Istituto del Difensore Civico, sono stati ulteriormente aperti numerosi sportelli di prossimità, un po' disseminati in tutto il territorio della regione. Mi piace evidenziare che questo è un aspetto nel quale si compendia l'effettiva gratuità del difensore civico, poiché il cittadino in questo modo evita di avere anche i costi di trasporto per poter accedere alla tutela civica. Ci sono altri due punti, sottolinea Bugliani, che hanno caratterizzato l'attività del difensore civico. Da una parte la partecipazione alle commissioni miste conciliative istituite presso le aziende sanitarie del territorio toscano e finalizzate a dirimere i contenziosi tra i cittadini e le istituzioni in ambito sanitario, e dall'altra parte la partecipazione del difensore civico attraverso i propri funzionari all'organismo di conciliazione istituito presso l'autorità idrica toscana, accreditato da ARERA, che si occupa invece delle controversie dei cittadini con il gestore del servizio idrico. Come detto, la risoluzione passa a maggioranza, favorevoli PD Italia Viva, contrari Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto. Sul difensore civico abbiamo espresso una massima condivisione delle politiche portate avanti dalla nuova difensora civica Lucia Annibali rispetto a degli elementi importanti, rispetto alla conoscenza della funzione, una presenza sul territorio, le opportunità fornite nei confronti dei cittadini e delle cittadine toscane e soprattutto un servizio di tutela nei confronti di tanti servizi integrati dove il cittadino a volte si sente solo rispetto a queste società, a tutte le bollette che arrivano a casa, a tutta una serie di servizi dove le persone non riescono ad avere una risposta e un'interlocuzione. Per le opposizioni, i 9 mesi di assenza del difensore hanno pesato sull'attività. Personalmente ritengo che la figura del difensore civico sia una figura quanto mai importante, tratta della tutela dei diritti dei toscani. Però se andiamo bene a vedere, purtroppo nell'ultimo anno notiamo un arretramento delle richieste di intervento del garante, in particolare per l'ordinamento finanziario. In materia sanitaria i ricorsi sui servizi pubblici. E questo perché? Perché il centro-sinistra con le proprie divisioni ha fatto perdere veramente troppo tempo. Per 9 mesi è mancata questa figura ai toscani. Notiamo che il nuovo difensore civico si è messo a disposizione, cerchiamo di avere un buon rapporto, ma certo il 2022, questi 9 mesi sono stati veramente tanti. Quindi siamo stati 9 mesi, perché il nuovo difensore civico è arrivato a febbraio, 9 mesi senza difensore civico, e anche in questo caso approviamo un atto dove il Partito Democratico dice: esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto, facendo il copia e incolla dell'atto dell'anno scorso. Di fronte a un difensore civico che lavora 4 mesi, si rimette perché va a fare altro, e per 9 mesi la Regione Toscana resta senza difensore civico perché Italia Viva e il PD si dovevano mettere d'accordo su chi nominare, noi esprimiamo grande soddisfazione. Noi dovremmo esprimere grave disappunto per quanto è successo, non soddisfazione.
L'Aula boccia una proposta di risoluzione presentata dalla Lega in merito all'attività del difensore civico e ai problemi di inquinamento acustico intorno all'aeroporto di Firenze. Io credo che questo sia un messaggio decisamente sbagliato da parte della maggioranza, perché dobbiamo rispetto a queste persone che stanno vivendo da più di 20 anni in una situazione di grande criticità. E non ultimo, ci sono state delle segnalazioni che addirittura anche l'aeroporto stesso, l'aeroporto che dovrebbe avere una chiusura intorno alle 23, addirittura un aereo la settimana scorsa è partito da Londra all'1:30 di notte per arrivare alle 4:30 la mattina a Firenze ed è stato regolarmente lasciato atterrare. Io credo che questo, più di avere una dichiarazione del difensore civico, io credo che di più non possiamo fare. L'abbiamo portato all'Aula, l'Aula purtroppo ce l'ha bocciata. Qual è la condizione delle donne, soprattutto delle madri, all'interno del carcere fiorentino di Sollicciano? Una visita nella struttura penitenziaria da parte di 3 istituzioni della regione toscana per predisporre poi i progetti. Giuseppe Fanfani, garante dei diritti dei detenuti, Lucia Annibali, difensora civica, e Francesca Basanieri, presidente della commissione pari opportunità, hanno varcato la soglia del carcere lo scorso 7 giugno. Cioè, siamo venute più che altro per comprendere qual era la situazione delle donne, in particolare delle madri nel carcere di Sollicciano, perché non faremmo il nostro lavoro di commissione pari opportunità se non cercassimo di aiutare tutte le donne, comprese anche quelle che sono in difficoltà e quelle che sono in carcere, e anche appunto cercare di portare più diritti a queste donne. Quindi ci siamo rese conto della loro situazione, che cosa fanno durante la giornata, quali sono le loro richieste sia per la loro vita in carcere ma anche per la loro vita futura. Così, un confronto sicuramente emozionante, comunque le visite in carcere ci interrogano sempre un po' nel profondo, ci mettono di fronte a storie di sofferenza, e sarà nostro compito quello di unire le nostre forze, le nostre esperienze, i nostri pensieri, quindi le riflessioni che sono scaturite da questa visita, per provare a dare un nostro contributo, per vedere se è possibile dare a queste persone delle nuove opportunità, più possibilità. Ecco, quindi questo era lo scopo della nostra visita. Tanti parchi in Toscana come questi, perché crediamo che la Toscana sia una terra che non si deve mai voltare dall'altra parte, debba offrire a tutti le stesse opportunità, luoghi belli, vivibili per i ragazzi. La pandemia ci ha tolto quel pezzo importante di socialità, ricostruiamo spazi di socialità. Se poi questi spazi sono intitolati a 2 grandi uomini, Falcone e Borsellino, mandano anche messaggi, messaggi importanti di non voltarsi dall'altra parte, di non essere indifferenti, insomma tutto si tiene insieme. Un grazie all'amministrazione comunale di Buti, alla sua sindaca Arianna Buti, a tutti coloro i quali si sono impegnati, e poi al sorriso di queste bimbe e di questi bimbi. È stupendo vedere il clima che c'è oggi. Un parco inclusivo realizzato grazie anche al contributo del Consiglio regionale della Toscana. Nasce a Buti, in località La Croce, frazione, sottolinea la sindaca, da tempo interessata ad interventi di riqualificazione. Un parco dove i bambini possono giocare insieme, sia chi ha problemi, chi no, e che possono davvero creare nuove amicizie e relazioni importanti. È un parco che ha avuto un costo di circa 50.000 euro, che è nato dal basso, e lo voglio sottolineare. Uno spazio inclusivo che nasce grazie anche all'impegno dell'associazione Il Cigno d'Oro, che si occupa più che altro dei genitori dei ragazzi disabili, perché per disabili c'è tante attività sul territorio, però ai genitori non ci si pensa mai, perché magari la prima diagnosi è lo smarrimento più totale. Fare in modo di eliminare tutte quelle barriere anche psicologiche che c'erano nei confronti della disabilità e permettere alle mamme e alle famiglie di aprirsi verso la collettività. L'idea alla base è stata quella, essendo appunto un'entrata, di ricreare un'inedita porta sostanzialmente di Firenze. Infatti l'idea è stata quella di riprendere dei particolari di 3 porte fiorentine, Porta San Gallo, Porta San Niccolò e Porta La Croce,
per dare una nuova estetica comunque all'entrata, a maggior ragione, di una scuola. La street art colora l'ingresso della scuola media Poliziano di Firenze con le opere degli artisti Moneles e Mutz. Si tratta del primo dei tre interventi di rigenerazione urbana finanziati dal Consiglio regionale. Penso che la scelta portata avanti con impegno di investire nella street art sia un messaggio potentissimo che mandiamo a tutte le cittadine e tutti i cittadini della Toscana. Oggi a Firenze, nelle prossime settimane a Lucca, a Pisa. Siamo partiti dall'idea di Keith Haring, che cambiò il modo di fare pittura di strada. La street art di casa nella città di Firenze ormai da qualche anno, con bellissimi interventi che hanno davvero, hai detto bene, rigenerato anche i luoghi in cui sono stati fatti. Questa sinergia con il Consiglio regionale, che abbraccia la città di Firenze, la città di Lucca, la città di Pisa, dà a questo movimento un respiro territoriale più ampio, un respiro appunto regionale, e questo aumenta ulteriormente il significato di questo tipo di interventi. Firenze, Lucca, Pisa, dunque le tre città coinvolte nel progetto I Colori della Pace, sviluppato dall'associazione Start Open Your Eyes di Gian Guido Grassi. La street art è una forma d'arte straordinaria che comunica tantissimo. Farlo all'interno delle scuole, farlo in dialogo con i nostri studenti è il modo migliore per cercare di non solo far conoscere questa forma d'arte, ma anche per mandare messaggi estremamente importanti attraverso quelle che sono delle vere opere d'arte. Durante l'inaugurazione alcuni studenti dell'orchestra della scuola sono esibiti nell'Inno alla Gioia di Beethoven. Ultima seduta a Palazzo del Pegaso del Parlamento regionale degli studenti. Sono stati mesi pieni di emozioni e di intenso lavoro, ha sottolineato la presidente Maria Vittoria D'Annunzio. Oggi è l'ultima seduta della legislatura del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, che vede con la fine dell'anno scolastico anche la fine della legislatura, appunto. Sono stati tanti gli incontri e gli eventi che abbiamo portato a termine quest'anno, fra i più importanti la visita di una delegazione del Parlamento a Bruxelles, alle sedi del Parlamento europeo, per conoscerne il funzionamento. Non solo, anche un evento portato a termine contro la violenza psicofisica negli sport, e fra gli incontri che più ci sono rimasti nel cuore di sicuro l'incontro con Vera Vijayavani Yarak, ovvero una madre e una donna che è scappata dall'Italia durante il periodo dell'Olocausto e che anni dopo ha visto scomparire la figlia fra i desaparecidos. È stato un anno pieno di emozioni, un anno pieno di incontri che ci porteremo per sempre nel cuore, e sicuramente è stato un anno molto formativo per tutti noi. Voglio ringraziare la Presidente e tutto il Parlamento degli studenti per il lavoro che hanno svolto in questo anno, ha commentato Antonio Mazzeo. I 18 progetti che hanno approvato sono la dimostrazione dell'ottimo lavoro portato avanti, hanno degnamente rappresentato i 160.000 studenti della Toscana. L'ho chiamata entropia proprio perché entropia è un'unità di misura della confusione, e quindi queste fotografie sono messe e disposte anche in maniera molto 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 casuale. Non sono un fotografo, ho cercato di immortalare in uno scatto fotografico quello che i nostri occhi riescono a vedere, il bello e il brutto. Questo non so se ci sarò riuscito. Chi vedrà la mostra poi saprà giudicare molto meglio di me. Paesaggi, nature morte, volti, attimi di vita, raccontati negli scatti di Alessandro Signorini. È la mostra Entropia, inaugurata nello spazio espositivo Ciampi del Consiglio regionale della Toscana. Scatti, spiega l'autore, che di professione fa il medico e vive a Certaldo, immortalati per fermare il tempo. E io credo che questa mostra rappresenti un vero e proprio viaggio che Alessandro ci fa fare nel mondo, nella nostra Toscana, nei nostri borghi, nei nostri luoghi più caratteristici. Racconta la vita, la sua esperienza, le sue emozioni, le sue suggestioni. Quindi noi siamo davvero felici quest'oggi di essere qua, di inaugurare questo percorso espositivo. Le foto resteranno in mostra sino al prossimo 23 giugno. Al taglio del nastro anche il presidente del Consiglio regionale.
Nazionale. Diceva ad Alessandro: hai trovato il tuo punto di equilibrio mettendo insieme tutte queste foto, ma giustamente mi ha detto che l'equilibrio è oggi qui in questa sala e che queste foto possono combinarsi insieme perché sono il racconto della vita di ciascuno di noi.